semplicemente se passo da questa parte. No, vedano, non spegne neanche, non ci sono. Verso le 14 arriva una segnalazione dei vigili del fuoco denunciando un evento incendiario nella zona di Lingua Glossa e subito dopo la segnalazione alla centrale operativa di Catania. Trattasi appunto di un incendio a quanto pare di natura, voglio dire, di montagna, dove tra l'altro era impossibile intervenire con i nostri elicotteri. Si sono rivolti alla centrale operativa regionale, la quale ha attivato una richiesta di intervento presso il COAO di Roma. L'arco verso le 14, le 15 e 10 arriva nella zona di Lingua Glossa, interviene dopo aver fatto un rifornimento d'acqua, fa tre lanci, al terzo però il DOS, che è il direttore che seguiva l'operazione, chiaro, vede proprio perché era di fronte, vede appunto che il velivolo ha urtato con l'ala la collina, per cui subito dopo è precipitato. Da lì poi è chiaro hanno sentito un boato, perché capirà, diciamo, era pieno di carburante. Abbiamo difficoltà ancora a verificare lo stato dell'arte, perché abbiamo trovato qualche reperto, ma diciamo domani mattina sicuramente alla luce dell'alba vedremo per quanto riguarda, diciamo, i corpi come poterli rintracciare. È un'operazione, devo dire, molto complicata, però domani mattina cercheremo di fare quanto possibile. Hai visto? Quando è il momento giusto? Ah, un attaccato. L'aereo rimane, abbiamo visto la carlinga, ma abbiamo visto niente, poche cose, se non perché, diciamo, il boato, cioè, che hanno sentito i colleghi, poi di fatto ha rilevato che si è frantumato in mille pezzi, per cui ci sono pezzi sparsi in tutta l'area, e quindi un'area abbastanza grande, per cui domani mattina necessita fare un lavoro molto dettagliato di ricerca. In atto no, i piloti, cioè c'era il pilota e l'aiuto pilota, erano due le persone a bordo del velivolo, e in atto non abbiamo nessuna indicazione. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma credo che, voglio dire, domani mattina avremo delle notizie più complete. Comunque stanno già lavorando anche con le fotocellule per vedere se, diciamo, si possono rinvenire quantomeno i corpi, ecco.